Allora, visto che lei è di Torino e ci sostiene da tanti anni, quasi da 20 anni, perché ha iniziato nel 2003, Ecco, 2003. Io non ricordavo neppure l'anno, sinceramente. Comunque, sicuramente è stato un po' casuale, nel senso che ho ricevuto una vostra documentazione, no? Ecco, e quindi ho scoperto che lavoravate, cioè, espressamente per i problemi che riguardano la vista. Io avevo avuto mia madre che adesso non c'è più, che aveva avuto un problema alla vista, nel senso che a 27 anni, a 30 anni, no, 27, bensì 30, a 30 anni ha perso la vista da un occhio per un incidente di lavoro. Cioè faceva la ricamatrice e le piccole formicine molto appuntite delle ricamatrici le è saltata in un occhio Mamma mia. completamente nella pupilla e ha perso l'occhio destro. Quindi per tutta la vita ha avuto ovviamente questo problema di essere monocola. Più avanti negli anni ha dovuto subire due o tre interventi alla vista molto complessi. Ecco, quindi ero particolarmente sensibile ai problemi della vista. Ho Quindi capito. quando ho ricevuto la vostra documentazione ho pensato di supportarvi, ecco, no? Ho E ho capito. iniziato a dare un supporto, se ben ricordo, per fare un'operazione di cataratta ad un bambino, qualcosa del Sì, genere, sì. no? Ecco. Ecco, poi diciamo successivamente. Negli anni ho avuto io un problema alla vista, con 10 decimi che ho avuto per tutta la vita e nessun problema, cioè improvvisamente scopro maculopatia bilaterale, in 6 mesi ho perso 6 decimi da un occhio, quindi ho dovuto subire l'intervento, eccetera. Ho E quindi capito. secondo motivo per cui diciamo ho poi raddoppiato il mio contributo a voi, no? Quindi essenzialmente devo dire per motivi legati veramente alla mia famiglia, no? Mia madre in primis e direttamente per me dopo. In ogni caso, io viaggio con degli amici dagli anni Ottanta, sempre nei paesi del cosiddetto terzo mondo, no? Ecco, quindi li conosciamo bene, i miei amici sono medici, abbiamo anche fatto insieme a loro un po' di aiuti umanitari. Qua. E quindi ecco, sono anche particolarmente sensibile ai problemi del terzo mondo, Alle no? Che condizioni di questi paesi in via di sviluppo. è in via di sviluppo sono, no? Per cui effettivamente, anche se noi qui abbiamo un problema, cioè è facile risolverlo. Poi magari in bene o in male non si sa, però insomma abbiamo tutte le possibilità, mentre invece chiaramente in questo tipo di paesi è tutto molto più difficile. Quindi un intervento come quello di CBM penso che sia veramente molto molto utile e quindi valga la pena sostenervi. È così? E ho visto che intorno al 1° dicembre 2020 noi abbiamo segnato la richiesta da parte sua l'interesse verso il tema del testamento solidale. Sì. E, è una decisione che ha maturato nel corso del periodo trascorso a casa, del lockdown. È una decisione, come è venuta fuori questa idea, Ecco, diciamo? allora, tanto bisogna fare anche qua una piccola premessa, cioè io sono sola, nel senso che non ho figli, no? Ecco, e quindi da un punto di vista di quello che sarà poco tanto la mia eredità, no? Ecco, ho cominciato a pensare come fosse meglio distribuirla, no? Per cui, cioè, una parte di quella che sarà la mia eredità, quello che potrò permettermi di lasciare, ho pensato di dedicarla a un tot di associazioni che io ritengo che lavorino bene, ecco. Lei Sì. cosa direbbe ad altri benefattori di CBM per convincerli a considerare l'idea di fare un testamento solidale? Ecco. Direi, cioè, di fondo quello che ho pensato io. Cioè, che noi nel nostro mondo e per i nostri, chiamiamoli, amici, parenti che vivono nel nostro mondo, cioè, abbiamo già tanto, ecco. E quindi, se qualcosa
cioè vogliamo che lasci il segno a nostro nome, diciamo, no? Cioè, secondo me è meglio che vada nella solidarietà. Bisogna. Cioè, per me la solidarietà è il primo valore in assoluto. Io, cioè, più volte mi è capitato con amici in giro per il mondo, con persone diverse, cioè di dire: ma qual è per te il valore più grande? Per molti era libertà, e invece per me era comunque solidarietà. Ecco, allora, per CBM è perché il bene della vista, diciamo, no? Cioè il bene della vista è veramente uno dei primari, no? Perché cioè, no, non poter vedere è un vulnus molto più grande di tanti altri, insomma, no? Ecco, e soprattutto per i più sfortunati, no? Dal punto di vista sociale, economico, io ritengo che sia veramente la cosa più critica, insomma. No, perché ogni tanto, sai, viene fuori il discorso, no? Magari con gli amici con cui hai un po' più di confidenza, fa: ma Sì, tu poi dopo certo. a chi la lasci la tua roba? E gli dico: beh, guarda, Ho già detto. non proprio tutto ai parenti. Ah, ok. Proprio per sottolineare ancora una volta.